Io voglio correre a Mico Live perché sappiamo che abbiamo sostanzialmente perso le tracce di Mariupol, sappiamo che a Mariupol la città era sul suolo, ma dobbiamo dirci con franchezza che Mico Live rischia di essere davvero la nuova Mariupol e lo stiamo vedendo con gli occhi, devo dire col corpo di Daniele Piervincenzi, perché insomma si è veramente calato in situazioni complicatissime, pericolosissime in queste ultime ore e oggi ci ha appena fatto sapere che lì da lui hanno di nuovo bombardato. Daniele, eccomi qua, che succede? Sì, noi eravamo appena tornati in città, come sai eravamo al nord per cercare di capire quanto si fosse allungata la linea del fronte ed è stato bombardato pesantemente un quartiere ad alta densità popolare alla periferia di Mykolaiv. Quello alle mie spalle è il palazzo, vedi quella finestra su, è la finestra dalla quale è entrata un missile. Qui non parliamo più di cluster bomb, quelle che vi abbiamo mostrato nella settimana precedente, qui parliamo di missili. E il missile è entrato in questo palazzo e come vedi ha bruciato tutti i piani superiori. Abbiamo visto delle ambulanze passare per il quartiere, ma non ti so dire qual è il numero dei feriti e probabilmente dei morti che ci sono stati in questo quartiere. Il quartiere è sconvolto perché è stato pesantemente bombardato. Il missile è passato attraverso un albero, ha tagliato a metà quell'albero, quello, spezzandolo a metà. E poi si è infilato in quella finestra. Finestra di un palazzo abitato, siamo saliti fino all'ultimo piano, c'era una vecchina dentro terrorizzata, ci ha aperto, ma era sconvolta, quindi non ce la siamo sentita di insistere. Qui i segni del bombardamento sono evidenti, oltre alle schegge che sono ovunque, ci sono purtroppo anche dei mobili, degli effetti personali sul terreno, cioè c'è tutto quello che apparteneva a quegli appartamenti, a quelle famiglie, che è caduto in strada, ovviamente bruciando, perché qui c'è stato un incendio consistente, ma ce lo dice anche ma è impressionante, questo palazzo è veramente impressionante, sventrato. Un missile che si è infilato dentro a una finestra, immagina dentro che cosa può aver fatto, in tutti gli appartamenti, in tutti i piani, perché poi dal primo piano in su non c'è praticamente più niente. Attento un po' al microfono, Daniele, avvicinati un pochino al microfono alla bocca, che ho dei momenti in cui ti sento poco, ecco. Abbiamo visto le persone allontanarsi, qualcuno cercare di mettere a posto, di togliere i vetri per la strada, c'è un piccolo rifugio qui dove si infilano, adesso c'è un piccolo momento di tregua, ma abbiamo sentito i colpi arrivare per tutta la mattina. Al nord della città ci siamo trovati molto vicino ai colpi, tanto che a un checkpoint ci hanno fatto uscire la macchina e ci siamo infilati in quella che era una trincea di fortuna. Insomma, Mykolaiv sta vivendo un'accelerazione nelle ultime ore. Prima la bomba alla caserma, dove siamo arrivati nelle prime ore, mentre ancora estraevano i corpi, e poi adesso questo, si è tornati a bersagliare i quartieri civili. Senti, e questa è purtroppo l'accelerazione cosa, Daniele, che sta vivendo questa città. Prima di ragionare un attimo assieme all'ambasciatore Sessa, vedo che è anche pronto per noi Alessandro Sallusti, che ringrazio, e anche Nicolae Lilin. Mi devo scusare con voi per la voce, faccio quello che posso. Purtroppo questa influenza non mi molla, è una settimana che combatto, ce la metto tutta. Daniele, dimmi una cosa, che idea ti sei fatto tu? Cioè veramente che Mykolaiv potrebbe essere la nuova Mariupol, che la loro idea di raderla al suolo, quella città, sei per parecchi giorni che ci racconti cose terribili in quella città tu. Allora, noi abbiamo visto dall'inizio degli scontri qui a Mykolaiv la strategia precisa, cioè quella di spopolare la città, quindi terrorizzando i quartieri, quelli più popolosi, come questo, come quello che vi abbiamo raccontato l'altra settimana. Poi abbiamo visto invece un bombardamento tattico su un obiettivo strategico che era la caserma dei Marines, chiamiamoli così, dell'esercito ucraino. 500 soldati dormivano dentro. Noi abbiamo visto delle scene raccapriccianti, il numero ufficiale adesso è salito a 80, ma secondo noi, e mi permetto di dirlo perché eravamo proprio lì, è per difetto, molto per difetto questo numero. Secondo noi è un numero molto più alto quello dei caduti nella caserma, nel bombardamento con il missile ipersonico nella caserma. Questa paura dei missili ipersonici qui è molto concreta perché non ci sono strumenti per intercettarli. Viaggiano a 5 volte la velocità del suono, quindi non possono essere intercettati. Ecco, questa è la particolarità, si chiamano per quello ipersonici perché arrivano senza che nessuno riesca a intercettarli.
rispettarli. E quindi cioè, questo ha logorato ancora di più la psicologia di questa città, ma mi permetto di dire anche del contingente militare. Siamo stati in trincea, abbiamo visto che c'è anche un'altra faccia di questa guerra, che è una guerra di trincea in cui si brucia la legna per tenersi al caldo, si tengono le posizioni per ore, e, beh, si viene bersagliati dalle cluster bomb, dai mortai. Insomma, è diventata una guerra di logoramento. Quando questa città, che sta tenendo duro, arriverà al a un momento di stallo, beh, secondo noi arriverà anche l'avanzata su terra e quindi l'invasione. Allora, ti ringrazio moltissimo, Daniele. A meno che non ci sono altre cose che ci vuoi dire, io ti lascio, ci rivediamo più tardi, mi auguro, mi dai notizie più tardi. Chiedo a sabato...